I migliori contenuti del web di questa settimana offrono un interessante spunto di riflessione. Il vero problema della generazione C, la generazione connessa. Fake o non fake? Vero o non vero? Questo è il problema. Questo ed altro nel 19° appuntamento con SBAR! Dinosauri da compagnia. Ecco la guida definitiva per scoprire pregi e difetti del vostro dinosauro da compagnia. Photoshop. Ormai si sa, tutte quelle strafighe che ci fanno vedere in pubblicità in realtà sono delle super chiattone. Ma trasformare un trancio di pizza in una bionda mozzafiato, questa mi mancava. Fake. Questo video promette la commercializzazione dello skateboard volante di Ritorno al Futuro, ma è finto. Questo ed altro dopo la sigla di SBAR! Questa guida al vostro dinosauro da compagnia spiega esattamente come comportarsi con il vostro dinosauro da compagnia. Tipo l'ipsodonte ha una taglia molto comoda, adora mangiare vegetali, richiede solo ampi spazi per un esercizio fisico continuo. Il lambosauro ha una bellissima cresta, è molto comodo da coccolare, forse canta un po' troppo ed è effettivamente un po' scomodo da tenere in casa. Il triceratopo o triceratopo ti fa fare un figurone con i tuoi amici, può causare danni accidentali, fare particolare attenzione al rischio di venire infilzati. Chiudiamo con il tirannosauro, strepitoso per fare un figurone con i vostri amici, morte certa per il padrone e morte certa anche per i vostri amici. Grazie al sito John Conway, ora ne sappiamo di più su come comportarci con i nostri dinosauri domestici. Sbam! La rete ormai è piena di filmati che ci dimostrano come trasformare una super chiattone in una strafiga è discretamente semplice se si sa usare Photoshop, no? Questo filmato di College Humor però sposta l'asticella a un gradino successivo, perché riesce a dimostrarci che lei in realtà in partenza era un trancio di pizza al salame. Una diavola. Hashtag pizza positive. Sbam! È il vero attore di Doc del film Il Ritorno al Futuro che commercializza questo oggetto rivoluzionario. Lo skateboard volante è finalmente realtà? Oppure no? Lo dicono tutti che è un fake. Quello che mi rode di più è che anche Moby e soprattutto Tony Hawks si sono prestati a questo scherzo. E io a Tony Hawks ci ho sempre creduto. In questo nuovo filmato, l'attore di Doc in persona confessa come sia stato costretto dal sito Funny or Die a fare questo scherzo. Ora, tramite la loro pagina Facebook, puoi anche vincere lo skateboard usato nel filmato, autografato da tutti loro. Bene. Adesso, se c'è qualche geniale creativo in giro per il mondo che se la sente di realizzare un filmato virale, che ne so, per dimostrarmi che lui non può essere geneticamente suo padre, o che lui non potesse fisicamente far rinascere un fiore solo con un dito, o che loro in realtà non erano veri afroamericani, o che il puffo vanitoso in realtà fosse solo omosessuale, faccia pure, eh! Gioca pure con i miei sentimenti, geniale creativo. Tanto ormai l'ho capito. Non ci casco più ai fake, io. La sigla di questa settimana era affidata al bel filmato Scioccanti rivelazioni di Putin. Fake o non fake? Nella descrizione al mio video, qua sotto come sempre, trovi link ai video e ai contenuti originali. Se anche tu credi in un internet più sincero, commenta, condividi o spollicia questo mio video. Oppure clicca mi piace sulla mia pagina facebook.com/arielefrizzante. O perché no, segui su Twitter. Ariele Frizzante per Virus Television, anche per oggi è tutto. Sbam! No, Gary Coleman non era un nano, no!